Gli utenti più vecchi di Windows sanno che tanto tempo fa era presente un tool facilmente accessibile grazie al quale si potevano verificare gli errori nell'hard disk sul quale è installato il sistema operativo oppure anche in un altro hard disk esterno. Ebbene, questo tool non è più tanto accessibile nei nuovi sistemi operativi di Microsoft, ma vi farò vedere come è possibile ancora utilizzarlo anche per esempio in Windows 10. Lo faremo e vi renderete conto che la procedura è estremamente semplice, ma il mio consiglio è quello di farlo. Attivate questo tool, provate a vedere se ci sono degli errori sul disco, perché in effetti anche se il sistema funziona bene non è detto che non ci siano errori. Io sono Dario Colindo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Per verificare la presenza di errori sul disco di Windows 10 utilizzeremo il buon vecchio ScanDisk, un tool che esiste dall'alba dei tempi nel sistema operativo di Microsoft, ma che nell'ultimo aggiornamento è un po' cambiato. Per avviarlo non dovete fare altro che avviare Explore File, cliccare con il tasto destro sull'hard disk che volete controllare e scegliere la voce proprietà. Vedrete che si aprirà una nuova finestra nella quale sarà necessario selezionare la tabella strumenti. Entrerete quindi nella tabella in grado di gestire proprio e verificare anche gli errori nel disco. Vedrete presente anche la sezione controllo errori e cliccando su controlla e successivamente su analizza unità si darà il via all'analisi del disco, analisi che può durare più o meno tempo in base alla velocità del vostro hard disk e anche alla dimensione e al numero di file presenti. Alla fine della scansione, qualora ci dovessero essere errori, il sistema ve li notificherà e voi potrete procedere automaticamente alla correzione degli errori rilevati da ScanDisk. In effetti è cambiata la modalità di accesso a questo tool, ma funziona e funziona ancora bene. Il mio consiglio è quello di fare lo scan e la riparazione degli errori almeno una volta al mese. Fatela, vedrete che non ve ne pentirete, il sistema andrà sicuramente meglio. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.